parliamo di restauri più che di ristrutturazione. Le uniche modifiche concesse sono quelle che hanno un valore storico, cioè se io riesco a dimostrare che la facciata di questo edificio era diversa, con delle foto, con dei progetti su quello che erano gli edifici originari, posso apporre delle modifiche, se no così come lo vedete così deve rimanere. Nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile, la tua assenza che mi appartiene. Siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani. L'evoluzione delle grotte all'interno dei sassi di Roma, perché spesso si sente dire che questa sia la terza città più antica al mondo, per carità potrebbe essere vero, affascinante, però parliamo di 10.000 anni fa quando l'uomo era ancora nomade, se c'era Matera c'era in giro per tutto il sud Italia. La cosa unica di Matera è avere caverne preistoriche 10.000 anni dopo con wifi e idromassaggio. Non esiste una realtà al mondo dove l'uomo vive ininterrottamente per 10.000 anni nella stessa caverna. È un punto di vista interessante. E qui invece siamo Piazza San Pietro Caveoso, che è sempre stato un po' il perno della vita contadina e religiosa della città, oggi il centro delle attività turistiche materane. Ovviamente la chiesa aveva un ruolo importante. Di fianco abbiamo uno sperone roccioso che invece è il riassunto architettonico dei sassi di Matera, che vi dicevo un'architettura a chilometro zero. L'altro termine che a me piace è quello di architettura per sottrazione. Io costruisco togliendo mattone dopo mattone, non aggiungendo. Una verità, e dimmi come posso fare per raggiungerti adesso. Per raggiungerti adesso.